Concludiamo questo tour con le macchine 15 e 16 che Alessio gentilmente ci spiegherà e racchiuderà in breve il loro processo. Allora, queste due macchine servono per applicare un olio UV sul parquet. Questa applica solo attraverso un rullo, l'altra della postazione 16 applica sia a spruzzo che a rullo. Quella a spruzzo viene essiccata in un carrello con aria ambiente, mentre l'olio UV viene essiccato con lampade UV. E l'effetto lo vedete qui sotto in tre tipologie, o bianco, o grigio, o naturale. Effetti diversi, colori diversi e una macchina super efficiente.